Nel 1948 Pérez Prado, un giovane pianista cubano fino ad allora sconosciuto, andò a cercare fortuna in Messico, dove, ispirandosi al suono delle big band americane, seppe dare gloria mondiale al mambo, intuendo la carica esplosiva, fino ad allora sottovalutata. Ne accelerò il ritmo lasciando da parte flauti e violini e diede grande spazio ai sassofoni e all'energia delle percussioni cubane, tra cui le congas, tipico strumento percussivo di ascendenza africana. Fu un successo strepitoso che fece il giro del mondo con brani quali Patricia, Ciliegie Rosa e Mambo numero 5, proposto questa sera per noi dalla nostra banda sotto l'abile direzione del maestro Stefano Dole. Prego maestro.
Gracias.